Ciao, io sono Andrea. Oggi guarderemo insieme Umidi Giginoto, un prodotto da 5,5 pollici che ha davvero tante frecce al suo arco, ma innanzitutto guardiamo cosa è compreso all'interno della confezione di vendita. Vi verrà regalata una cover in silicone morbido che calza alla perfezione. Questa è invece la scatola che si apre in questo verso. All'interno è presente una piccola letterina con graffetta per l'installazione di due nano SIM, sì, perché è un prodotto dual SIM, dual standby, ed una protezione per lo schermo, manuale di istruzione, il cavetto USB micro USB per la ricarica in colorazione nera e con dettaglio nero, davvero molto bello. L'alimentatore da parete, sempre in colorazione nera, 5V 1A, davvero troppo lento per la ricarica di una batteria da 3800 mAh presente, quindi nella scocca di questo dispositivo, che si ricaricherà soltanto in 6 ore. È realizzato totalmente in alluminio nella parte posteriore, sono disponibili alla vendita due colori, questo silver ed uno oro, oro con la parte anteriore invece in colorazione bianca. Ma partiamo subito con il guardare cosa è presente sul frame. Innanzitutto il jack da 3,5 mm per la connessione delle nostre cuffie preferite, il tasto di accensione e spegnimento è il relativo bilanciere dei volumi, la porta micro USB per la ricarica, ma anche per andare ad agganciare quindi delle chiavette USB, due griglie. L'altoparlante di sistema è anche il microfono per andare ad effettuare le nostre chiamate. Sulla sinistra il carrellino per le due nano SIM o nano SIM e micro SD. Posteriormente la fotocamera da 13 megapixel, il codice è S5K3L8 con flash, il logo Umidigi, bellissimo font, davvero molto elegante, le due bande per la connettività, connettività Wi-Fi 802 ABGN, l'LTE va a ricomprendere anche la banda B20. Anteriormente la fotocamera da 5 megapixel, la capsula auricolare, il sensore di prossimità ed un LED RGB che al momento non si vede, ma è visibile in tutte quante le condizioni solite di utilizzo. Nella parte in basso il tasto che non è cliccabile con sensore biometrico per lo sblocco. Tasto menu e tasto indietro che non sono segnalati da nessun segno grafico. Lo schermo è da 5,5 pollici, 1920x1080 punti, 480 sono i DPI, la tecnologia IPS LCD. Nella parte in basso però è presente una zona retroilluminata peggio rispetto al restante pannello, quindi è un difetto che penso sia presente soltanto sul mio device, ma ovviamente se aveste questo prodotto anche voi fra le mani, magari scrivetemelo qui nei commenti. All'interno è presente una CPU, la quindi MediaTek MT6737T quad core a 53 a 1,5 GHz, la GPU invece è una ARM Mali T720, la memoria RAM è da 3 GB. 3 GB che riescono a dare un'esperienza di utilizzo davvero ottimale senza nessun tipo di problema. Andiamo quindi a richiamare il multitasking, guardate quante applicazioni sono presenti al suo interno. La memoria interna invece è da 32 GB, espandibile con una micro SD sino a 256 GB totali. Insomma, è il cellulare, il tablet ideale per chi voglia andare ad avere davvero molta musica sul proprio dispositivo o voglia andare a fare molti video e molte foto, perché proprio c'è una grande quantità di memoria interna. Android è nella sua versione 7.0, finalmente anche su questa fascia di prezzo è presente l'ultima versione di Android e tutto quanto si muove, come potete vedere, alla perfezione. Guardiamo innanzitutto come si comporta il display, IPS LCD che va a riprodurre in modo davvero convincente tutti quanti i diversi colori. La tecnologia ovviamente limita gli angoli di visione, però è possibile attraverso il software presente qui in display, è possibile andare anche a tarare la temperatura del colore del display. Mi sembra che sia leggermente giallino quando vi arriverà,
per la prima volta direttamente dal produttore. Vi segnalo il fatto che è presente la radio FM, potrebbe essere, diciamo, una caratteristica, un'opzione particolarmente importante per alcuni fra noi. Andiamo a fare il nostro test di navigazione. È presente un vecchio browser, però io ho preferito utilizzare Chrome perché è decisamente più moderno. Andiamo sulla home di Notebook Italia, lasciamo finire di caricare la home, faccio un doppio tap, apro una notizia, anche qui lascio finire di caricare, doppio tap, faccio uno scroll, pinch in e pinch out sono perfetti. Insomma, un'esperienza di navigazione che mi ha convinto pienamente. Guardiamo immediatamente come si comporta la fotocamera. Il software è certamente MediaTek, le fotografie sono scattate a 13 megapixel, hanno un contrasto molto elevato, la dimensione è 4 terzi, mentre i video vengono girati a 1080p 30fps, hanno una F abbastanza reattivo, ma niente di particolare, ma giustamente non potevo aspettarmi qualcosa in più da un prodotto che ci viene a costare all'incirca 130 euro. Le macro vengono ad essere realizzate molto bene, quando andiamo ad aprire una fotografia dovremo aspettare qualche secondo prima che la sua reale definizione venga ad essere scoperta. In generale comunque le fotografie sono gestite in modo abbastanza buono. Ho notato che in generale viene ad essere utilizzato il trucco di aumentare il contrasto per dare l'idea che ci sia una definizione decisamente più alta. Apriamo Rear Racing come al solito. Vi racconto che comunque giocare ai diversi giochi, anche quelli più moderni, è abbastanza semplice, nessun tipo di problema. Le temperature certo incominceranno ad alzarsi maggiormente nella parte posteriore del dispositivo, sentiremo un innalzamento della temperatura, ma se andremo a calzare la cover in silicone questa variazione non sarà assolutamente percepibile. Effettuiamo la nostra chiamata di rito al 119. La ricezione è leggermente sotto la media anche di altri produttori orientali e potete anche vedere in generale comunque un po' altalenante, quindi se ci sposteremo di qualche metro potrebbe concretamente andare a cambiare. Tutto sommato le chiamate vengono ad essere effettuate molto bene, quindi il nostro interlocutore ci sente, noi sentiremo abbastanza bene quello che ci verrà detto in capsula auricolare. Forse se siete comunque in un ambiente di lavoro particolarmente ricco di rumori, qualche parolina potreste perderla ogni tanto. L'altoparlante di sistema è molto potente, manca assolutamente di bassi e in generale il mix dei diversi volumi vi renderanno comunque l'ascolto piacevole, sì, ma ovviamente con tutti i limiti della fascia di prezzo in cui si aggira questo prodotto. La batteria da 3800 mAh è certamente il suo punto di forza. È un battery phone, quindi potrete raggiungere innanzitutto il secondo giorno di utilizzo. Dipenderà ovviamente se riuscirete anche a chiuderlo in base al vostro tipo di quindi impiego del dispositivo. Io ho sempre raggiunto il secondo giorno sino alle 12 della mattina successiva senza problemi e quindi mi ritengo comunque ampiamente soddisfatto. Il costo è di 129 euro all'incirca, dipenderà da dove andrete ad acquistare il prodotto. E io sinceramente mi sento di consigliarlo, lo consiglio perché ha un'estetica che mi è davvero piaciuta, ha un display che sebbene avesse questo piccolo problema nella parte in basso funziona egregiamente, è visibile anche sotto la luce diretta del sole senza particolari problemi. La fotocamera sebbene abbia qualche limite riesce ad effettuare degli scatti soddisfacenti e quindi per un prezzo al di sotto dei 150 euro su questa diagonale di schermo è assolutamente un best buy.